Corsini, mi senti? Adesso sì, perfetto. Livio Forma, Torino, Vicenza. Eccoci qua. Allora, qui all'Olimpico cade dal pomeriggio un leggero nevischio. Il campo, ricoperto dai teloni sino a un'ora e mezza fa, è leggermente innevato. Il termometro intorno allo zero. Sugli spalti pochissimo pubblico, diciamo 4-5 mila spettatori. Il Torino vuole vincere per riagganciare la testa della classifica, mentre Vicenza cerca punti per una posizione appunto di classifica più tranquilla. Un solo squalificato questa sera, il capitano Vicentino Martinelli. Le formazioni. Il Torino gioca con Benussi tra i pali, Darmian, Di Cesare, Ogbonna e Parisi in difesa, Iori e Vives a centrocampo, poi in attacco in quattro da destra, Surraco, Mezzorini, Antenucci e Uduamadi. Risponde il Vicenza con il portiere Frison, i difensori Tonucci, Bastrini, Augustin e Gianni, centrocampisti Bariti, Rigoni, Botta e Maiorino, trequartista e Pinardi, nuovo acquisto, poi l'unica punta Abbruscato. A dirigere la partita è stato chiamato il signor Canduccio di Cervignano del Friuli, avrà l'assistenza dei collaboratori Manna di Isernia e Ranghetti di Chiari. Studio, l'arbitro ferma gioco per concedere un calcio di punizione alla squadra granata che sta conducendo le operazioni, ma non riesce fino a questo momento a sbloccare il risultato. Il 21esimo del primo tempo, ma attenzione, c'è ancora una zero offensiva del Torino. Parisi, il tiro, la palla sfiora il palo sinistro, tiro in diagonale di sinistra da circa 25 metri. 21 minuti e 20 secondi, Torino 0, Vicenza 0. Andiamo a Bari. Sì, a Torino si gioca da 40 secondi, ma 10 secondi fa il Torino ha divorato un'occasione maestosa, diciamo così. Mezzorini ha ricevuto un tocco laterale da Antenucci, ha calciato a colpo sicuro dal dischetto, praticamente bravissimo il portiere del Vicenza Frison a mettere in calcio d'angolo, angolo che poi non ha avuto effetto. Si è giocato il primo tempo sotto una leggera nevicata che però non ha creato gravi problemi. Il Torino ha condotto le operazioni con Oduamadi e Ogbonna in ottima condizione, ma nei 16 metri finali è mancato sempre qualcosa, come è mancato, come ho detto adesso, con la clamorosa occasione fallita da Mezzorini. Vicenza dal canto suo, sotto l'abile regia del nuovo acquisto Pinardi, ha operato essenzialmente in contropiede. Adesso ancora la squadra granata in possesso di sfera, cerca di impostare un nuovo tema, vediamo Darmian, il tocco indietro a servire il centrocampista Vives. 1 minuto e 30 secondi, Torino 0, Vicenza 0, andiamo a Bari. Era pronto un secondo cambio. Attenzione, è passato in vantaggio il Torino, azione abbastanza confusa, cross dalla destra di Sgrigna, è un'autorete a mio parere, autorete del difensore Tonucci, quindi cambia risultato allo Stadio Olimpico di Torino, 19esimo, passa in vantaggio il Torino con un'autorete del Vicentino Tonucci. A voi la linea. A Torino c'è un calcio d'angolo a favore del Vicenza, lo batte dal lato della tribuna centrale Bariti, l'arbitro però ferma il gioco, c'è qualcosa di irregolare nell'area di rigore granata, dunque Torino che è passato in vantaggio al 19esimo sugli sviluppi di un'azione di contropiede, cross dalla destra da parte di Surraco e nell'area di rigore intasatissima Tonucci, difensore vicentino, ha anticipato tutti, mettendo a segno appunto l'improvvida autorete. Intanto il calcio d'angolo non ha avuto esito, quello battuto da Vicenza, palla che è terminata oltre la linea di fondo, l'ultimo toccare è stato l'attaccante Abbruscato, quindi rimessa dal fondo, operato dall'estremo difensore del Torino Benussi, che con molta calma attende che si piazzino i compagni, si accinge in questo momento a battere, parte il tiro, palla all'altezza della linea mediana, intervento, palla che termina ancora nella metà campo avversaria, Sgrigna, il lancio in avanti a servire Bianchi, attenzione, lato corto dell'area di rigore, cross centrale, respinge il portiere e in qualche modo poi i difensori vicentini riescono a mettere il pallone in avanti servendo il centrocampista Maiorino. Siamo al 23esimo minuto e 30esimo secondo, Torino 1 Vicenza 0. Bari. La linea a Torino. Dove siamo giunti al 44esimo, Torino sciupone, questa è una caratteristica degli ultimi tempi della squadra granata. Sgrigna si è presentato in area di rigore, c'era Bianchi liberissimo alla sua sinistra, Sgrigna anziché toccare il pallone al compagno ha preferito tirare e ha tirato sul portiere. Torino che adesso si ripropone. Scusa, ancora. Scusa, è finita a Verona, il Verona ha battuto il Grosseto per 2-0, a te. In avanti ancora la squadra granata, limite dell'area di rigore, finta il tiro Vives e poi lo effettua, pallone che termina oltre la linea di fondo, l'ultimo toccare è stato il difensore centrale Bastrini del Vicenza e quindi angolo per la squadra granata che sta cercando di portare a casa tre punti molto importanti. Sta per scoccare il 45esimo, tra qualche istante vedremo la lavagna luminosa con i minuti di recupero, intanto la partita riprenderà come detto con un calcio d'angolo a favore della squadra granata, esposta in questo momento, 4 minuti di recupero.
recupero qui all'Olimpico. Allora siamo giunti al 45esimo, attenzione, e ancora una volta Torino vicino al gol, un intervento in scivolata di Bianchi con palla pochissimo alta sulla traversa. 45 minuti e 15 secondi, si giocherà fino al 49esimo, Torino 1 Vicenza 0, Bari. È un Torino sciupone, ha mancato almeno 3 palle gol, questa è una caratteristica che in questi ultimi tempi è diventata una costante della squadra allenata da Ventura. Parte un retropassaggio addirittura da parte di Agostino al portiere e gli dà il pallone ancora al giocatore polacco in avanti. In questo momento il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Torino, sia pure con un'autorete, vince meritatamente la partita con il Vicenza. Torino 1, Vicenza 0. Corsini.